Benvenuti signori a questa puntata del Sono scremato questo zio. contadino medio campidanese, allevatore. Qui abbiamo, ci illustra il nostro esperto, il signor Tardeitali. Adesso lo vediamo allo sbucciamento d'aglio. Buonasera a voi. Noi stiamo preparando l'aglio per condire la salsiccia sarda. La salsiccia sarda si fa in questo modo. Sì, ci illustri anche le figure. Dopo ve le illustro. Adesso dovete ascoltare, poi dopo facciamo vedere. Sì, dica. Si Perché anche il nostro telespettatore vorrebbe vedere anche delle immagini, non solo Ma se lo spettatore arriva in ritardo, mi lasci trova. Parlare, solo aglio sto inquadrando in questo momento. Certo, perché l'aglio è una cosa essenziale. Meda. Certo, per le mosche, per le api. Fanno Sì. scappare le api, certo, quando sei No, ma è una cosa seria che fa scappare le Sì. api No, è la delle verità. Quando mosche. uno ha paura delle mosche, metti a posto lì. Ha paura delle mosche. Sì? Allora si mette un po' d'aglio sopra le orecchie e va tranquillo che Mi No, dai, seriamente parlando, sennò il mio canale poi non risulta più. Okay, qui vediamo già ingredienti usati per la concimazione della carne, per la salsiccia. Concimazione della Della lavorazione. lavorazione, mi sono sbagliato, Scusi, ma essendo lei è proprio un pessimo cliente. agricoltore. Ascolta, allora le stavo dicendo, si prende la salsiccia, cioè la carne di maiale, dopo che viene ben tagliato, cioè dopo che viene scelta dalle ossa, si toglie la carne dalle ossa, cioè detto in sardo, si boga da pillu, savezza, poi vai su satizzu. Vedete che maestria sbuccia all'aglio? Sì, solo che ho i guanti che mi disturbano. Sarebbe bello senza guanti, ma Senta, ma un altro colore di guanti non lo poteva scegliere. no, a me piace questo colore. Aglio non ce n'è più. E allora, sono 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, già andavamo 26 kg. Le stavo dicendo, no? Si deve bagare a pillu savezza del subrocco, che sarebbe ammazzi il maiale. E poi togli tutta la polpa dalle cosce, le mustebe, Sì, il naso di senta, e questo porco. qui col sale che cosa Lì ci rappresenta? sarebbero il guanciale, Sì. non solo, poi ci sono le mustebe sotto. Sì, ma perché Poi, è tutto salato? certo, si sala per 4 giorni Ah, sì. in base al chilo di materiale. Se ci sono 5 kg di mustebe, 5 giorni salate. Mustebe. Senta, ma è sale sardo? No, sale e pepe, sale e pepe. No, io vedo solo sale. Sì, sale, dentro c'è tutto Ah, il ho resto, capito. no? E questa carne adesso cosa ci deve aggiungere adesso Allora, questa dopo che carne? abbiamo spillato savezza, Come, scusi? dopo che abbiamo tolto abbiamo scelto praticamente la carne dalle ossa del maiale, no? Che sarebbe la coscia, il capocollo, poi Come c'è. lo fa a Tolto la carne, dopo che abbiamo appezzato il maiale, si è tolta la carne praticamente dalla coscia anteriore, coscia posteriore, Sì. poi si prende il capocollo, si prendono i filetti, si prendono varie parti del maiale. Allora si tagliuzzano col coltello oppure c'è una macchina apposta che ti taglia la carne, te la fa a pezzetti così piccoli come vediamo qua dentro, dentro questa scelta Mica che sono usa una tanto piccoli. scelta. Sì, sono piccoli a pezzettini. Questa è una civetta, non è una scelta. Esatto, questa è una civetta. Allora, dentro questa civetta c'è la carne tagliata a pezzettini da 1 cm quadrato, diciamo, più o meno, anzi cubo, 1 cm cubo. Si Cubo. taglia, si mette dentro questa civetta, dentro questa Sì. civetta si pesa la carne una volta che la pesi, Sì. praticamente sai quant'è di carne, allora ci devi mettere gli ingredienti. Gli ingredienti sono aglio, Sì. pepe, sale, Aglio. mattafaua, Cos'è la che mattafaua? sarebbe i fior di fior di finocchio, no, fior di anice. No, diciamo che si dice in italiano semi danice, ok? Ci siamo? I semi danice sono punti San Mattafuoco a Nava Sasadra. Ho E il capito. pepe alla sarda, subibili. E l'aglio alla sarda, allo.
poi c'è il sale, poi ci si mette anche un po' di vino bianco. Ah sì, non lo sapevo, sì, del vino bianco. Anche un po' di vino bianco. E cosa c'entra il vino bianco con la salsiccia? Perché gli dà un po' di sapore, l'aiuta il condimento ad amalgamarsi meglio il pepe con l'aglio e lo e varie altre cose. Comunque diventa un'ottima cosa. Va bene, allora io la ringrazio per l'intervista. Scusa sì, se le ho rubato il tempo che stavo preparando le salsicce. No, salsiccia. No, no, adesso noi dobbiamo condire la salsiccia. Se l'operaio sì, non si muove a mettermi il sale, qua rischiamo che va tutto in malora. Capito. Comunque noi adesso la condiamo. Un'ultima domanda. Certo. Ma questa salsiccia entrerà nel mercato, nelle case degli italiani, no, dei sardi? No, in murrus, ce la mangiamo noi, che fa male alla... Ah, fa concorrenza al murru? No, no, il murro in suo senso, ah, le labbra che desiderano desiderano mangiare questa, sì, ce la mangiamo noi. Va bene, arrivederci. Grazie, molto gentile della sua... Ma si sfiguri, si sfiguri. Della sua presenza, adesso se la finisce è di va bene, io tornerò più tardi a degustare le nostre famose salsicce. Ma mi domando, ma...